E a Sant'Anna per il 25 aprile il presidente del Consiglio regionale ha presenziato alle cerimonie all'ossario e ha affermato: guai ad annacquare il significato della festa. Appuntamenti online per le celebrazioni. L'amministrazione comunale di Lucca ha organizzato una serie di eventi sui canali social. Tambellini ha voluto ringraziare anche chi lotta quotidianamente contro il virus. La Gambini S.p.A. adotta 15 famiglie. L'azienda cartaria finanzia l'acquisto di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus indicate da Comune e Misericordia. Bentrovati al TG Noi, apriamo questa ampia pagina dedicata al 25 aprile, alla festa della liberazione, con le celebrazioni che si sono svolte a Sant'Anna di Stazzema. Era presente il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. In un'atmosfera surreale si è svolta la cerimonia di deposizione della corona al sacrario di Sant'Anna di Stazzema per la commemorazione del 75° anniversario della liberazione. Ovviamente, nel rispetto dei provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria del Covid-19, non è stata organizzata nessuna celebrazione pubblica e quindi Sant'Anna è apparsa come svuotata dall'invasione di persone che negli anni scorsi hanno voluto celebrare in questo luogo simbolo la festa della liberazione. La deposizione della corona è avvenuta quindi alla presenza del sindaco Maurizio Verona, di Enrico Pieri, presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, e della Regione Toscana, rappresentata dal consigliere Stefano Baccelli e dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che ha sottolineato l'importanza del 25 aprile nel momento storico che stiamo attraversando. Oggi gli italiani devono tornare a essere protagonisti di una storia che, attraverso una ripresa in un momento così difficile come fu allora, poi il dopoguerra, si debba al nostro paese ridare per le nuove generazioni quella strada di sviluppo e di ritorno a una prosperità che si fonda su quei valori costituzionali che stanno nel sacrificio di coloro che a Sant'Anna di Stazzema morirono, come in tutta Italia nel momento in cui ci rendemmo attivi della liberazione del nostro paese. È importante che qui vi siano persone come Pieri che l'hanno vissuto sulla propria pelle e sulla propria vita, e attraverso la loro memoria ci danno il senso profondo della sofferenza, ma anche della voglia di riscatto e l'importanza di quei valori: libertà, democrazia, solidarietà, giustizia sociale, su cui si fonda una convivenza civile che guarda al futuro. Giani è tornato anche sulla polemica sollevata nei giorni scorsi dal centrodestra nazionale, che ha proposto di dedicare il 25 aprile non più alla liberazione, ma alle vittime del Covid-19. Io ho un La Russa che dice: facciamo oggi il giorno delle vittime di coronavirus. Dico: alle vittime di coronavirus faremo certo un giorno e dedicheremo un'attenzione straordinaria e particolare, come lo facciamo nell'impegno tutti i giorni. Ma non usiamo questo strumentalmente per annacquare il significato del 25 aprile. Le vittime di coronavirus Toscana le stiamo ricordando con la bacheca della memoria, e troveremo per loro una giornata, potrebbe essere il 31 di dicembre, quando il coronavirus è apparso per la prima volta sui giornali come fenomeno diffusivo, perché fu pubblicizzato dalle autorità cinesi, e troveremo quindi quell'occasione. Adesso ci spostiamo a Lucca. Qua le celebrazioni si sono svolte in massima parte sul web e canali social. Per cui mi auguro e spero che anche oggi si sappia testimoniare, in forza di quei principi che sono stati descritti e che sono fondati sul sacrificio di moltissimi, un sacrificio enorme di moltissimi. Oggi voglio comunque esprimere anche un pensiero per tutti coloro che in mezzo a questo grande turbamento si adoperano per salvare la vita delle persone, tutto il personale medico, tutto il mondo della sanità che è così profondamente impegnato, e un pensiero va anche a tutti coloro che hanno perso la vita, spesso senza una mano affettuosa che stringesse la loro, nel silenzio e anche nella solitudine. Ebbene, questo pensiero va giustamente anche a queste persone che hanno segnato il nostro tempo.
È questo il messaggio che il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha voluto affiancare a quello dei valori della ricorrenza del 25 aprile, in questo giorno di celebrazioni inedite. Il comune ha organizzato un ampio programma sui propri canali social, iniziato al mattino con un video del gruppo musicale Giacomo Puccini e della banda folclorica La Castellana. A seguire il sindaco si è recato al monumento ai caduti di Piazza 20 Settembre, da cui ha poi registrato il suo intervento istituzionale. Nel pomeriggio è stato poi trasmesso un video in cui gli attori lucchesi Alessandro Bertolucci, Cristina Puccinelli, Giulia Perelli, Giulia Lippi, Nicola Fanucchi e Alberto Paradossi hanno letto le lettere dei condannati e delle condannate a morte della Resistenza italiana. Ad accompagnare il racconto, la canzone della Liberazione e della Libertà, Bella Ciao, interpretata ed eseguita dal musicista Luca Giovacchini con la voce di Carlo Puddu. Nostro viaggio attraverso le celebrazioni del 25 aprile ci porta adesso nel comune di Capannori. È stata Lammari la protagonista delle celebrazioni. Un omaggio alla lapide nel piazzale della chiesa di San Cristoforo a Lammari, che ricorda i cinque ragazzi tra i 9 e i 15 anni che il 27 aprile 1944 rimasero uccisi giocando con un ordigno bellico inesploso, mentre altri furono feriti. È in questo modo che il sindaco di Capannori, Luca Menesini, in rappresentanza di tutta la comunità, ha celebrato il 75esimo anniversario della liberazione. Vista l'emergenza sanitaria nazionale, non si è svolta nessuna cerimonia pubblica, ma il primo cittadino ha fatto visita a uno dei luoghi della Via della Memoria di Capannori. Il percorso di valorizzazione dei punti del territorio legati alla Seconda Guerra Mondiale e all'occupazione tedesca, e che promuovono i valori di libertà e di solidarietà. Insieme a lui il parroco Don Giovanni, che ha benedetto la celebrazione, e il trombettiere, che ha intonato il silenzio prima che Menesini porgesse l'omaggio alla lapide commemorativa. Quello di Lammari fu uno dei tanti episodi avvenuti nel territorio capannorese che racconta come la Seconda Guerra Mondiale abbia introdotto nella storia una violenza che rende sempre più incerta la distinzione tra combattenti e civili disarmati e che colpì anche bambine e bambini. Ritorniamo adesso sulla vicenda della bandiera della Repubblica di Salò esposta da una finestra nel comune di Capannori. La responsabile del fatto ha scritto sulla nostra pagina Facebook affermando di essere stata completamente all'oscuro del significato di quella bandiera trovata in casa casualmente e che era sua intenzione quella di esporla solamente come sono stati esposti tanti tricolori come simbolo della lotta al coronavirus. La responsabile ha anche detto di aver scritto le sue scuse al sindaco Menesini e di essere a disposizione ovviamente per dei chiarimenti. Noi dal canto nostro ci limitiamo soltanto a ricordare che l'esposizione di questo genere di bandiere e di questi simboli rientra nell'apologia di fascismo sanzionabile dal 1952 attraverso la legge Scelba. Veniamo adesso a una storia di solidarietà, una bella storia che viene dalla Piana, dal comune di Monte Carlo. Gambini S.P.A. adotta 15 famiglie del comune di Monte Carlo colpite dall'emergenza coronavirus. Dopo aver attivato un'assicurazione anti-Covid-19 per il personale e donato a famiglie in difficoltà oltre 12.000 rotoli di carta igienica, l'azienda cartaria della Piana ha deciso di mettere in campo ulteriori risorse economiche specificatamente dedicate all'acquisto di pacchi alimentari. Io sono nato a Monte Carlo, la mia azienda è nata a Monte Carlo 150 anni fa grazie al mio bisnonno. Abbiamo quindi ritenuto opportuno, in collaborazione col Comune e la Misericordia di Monte Carlo, fare un gesto concreto attraverso la distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie più in difficoltà, fino al termine di questa emergenza. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale La Misericordia, che conosce le situazioni e si occupa di fare la spesa personalizzata a seconda delle esigenze di ciascuna famiglia e di consegnarla. Decisamente su Monte Carlo siamo un po' un'isola felice, che non ci sono tantissime famiglie bisognose. Storicamente non ci sono. In questo periodo purtroppo causa la cassa integrazione che deve arrivare, un po' tante persone che hanno attività in proprio non hanno altri redditi,
per cui il numero si è decisamente incrementato. Noi ci siamo a disposizione, li stiamo facendo appunto questo servizio di spesa a casa, spesa a domicilio e riusciamo un po' a tamponare queste situazioni. Fornitore la PAM del Turchetto, che contribuisce a sua volta all'iniziativa con sconti dedicati. Ci spostiamo a Castelnuovo perché questo doveva essere il weekend per la sesta edizione di Selvaggia. Ovviamente la manifestazione è stata rinviata. Abbiamo incontrato Fabrizio, Dio lo aiuti. Tra le tantissime manifestazioni annullate o rinviate c'è stata anche la sesta edizione di Selvaggia che si doveva svolgere durante questo fine settimana, il 25 e 26 aprile, a Castelnuovo di Garfagnana. La manifestazione, organizzata dal Comune di Castelnuovo in collaborazione con altri enti, nata 5 anni fa da un'idea di Fabrizio Dio lo aiuti, quest'anno avrebbe celebrato il suo 6° anno. Come spiega il sindaco Andrea Tagliasacchi, al momento la manifestazione è sospesa in attesa di comprendere se si potrà posticipare ad agosto o settembre o rimandare di un anno. Fabrizio Dio lo aiuti conferma in tal senso la totale disponibilità a dare il via alla festa quando lo consentiranno le regole legate a questa emergenza. Possiamo definire selvaggia una situazione in attesa di essere svolta, perché il 25 e il 26 aprile a Castelnuovo di Garfagnana si doveva tenere la 6ª edizione di Selvaggia. Tutto è pronto, appena ci danno il via, noi nel giro di 2 settimane siamo in grado di organizzare questa 6ª edizione. Appena lo Stato italiano ci dà il via, noi siamo pronti per una grande ripartenza, per una grande, grandissima edizione di Selvaggia, la festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme. Per gli appassionati della materia non resta che attendere le future decisioni, ma nel frattempo, restando a casa, potrete seguire le puntate dei Colori del Cerchio, dove Marco Bardini e Abramo Rossi vi guideranno alla scoperta e alla conoscenza delle varie essenze botaniche primaverili. Questa settimana vi accompagneranno alla Cascata del Pendolino, un luogo straordinario in Val di Turri Tecava, tutto da scoprire. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie di Viareggio e della Versilia. Seconda parte del TG Noi, andiamo a vedere come si sono svolte le celebrazioni del 25 aprile anche nel capoluogo, a Viareggio. Nessun corteo, nessun discorso in piazza o stretta di mano per la prima volta nella storia della Repubblica. Anche Viareggio ha festeggiato la libertà rinchiusa nelle proprie case, lasciando fuori una bellissima giornata di sole. Un controsenso, o forse serviva un virus a ricordare che i diritti acquisiti non vanno dati per scontati. Anche in Versilia non sono pochi i casi di coloro che stanno piangendo la scomparsa dei propri cari o di chi si sta trovando di punto in bianco a fare i conti con una crisi economica devastante. In alcune situazioni stanno accadendo tutte e due le cose insieme. C'è un senso di smarrimento nel trovarsi di fronte all'inaspettato, a quello cui non si è abituati a vedere, come una piazza Garibaldi praticamente deserta il 25 aprile. Pochi minuti per l'atto rituale della commemorazione. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, accompagnato dal presidente di Ampi Viareggio e dalla comandante della Polizia Municipale Iva Pagni, ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti. Esattamente come i giovani di 75 anni fa, noi non sappiamo come sarà domani, scrive il sindaco nel suo messaggio alla cittadinanza. Si è detto da più parti che il virus ha portato via la generazione che per questo 25 aprile aveva combattuto. Esattamente come allora, anche noi oggi abbiamo sulle spalle una grande responsabilità. Certezza di libertà l'abbiamo avuta, sicura e inattaccabile, quando in piena coscienza civica ogni città, paese, persona ha aderito al lockdown. Una nazione, conclude il sindaco, si misura anche in queste cose. Per trasmettere un messaggio di tenacia e di solidarietà nazionale, da ieri sera, come sta avvenendo in tantissime altre sedi istituzionali e monumenti storici, anche la facciata del Palazzo Comunale di Viareggio si è accesa con i colori della bandiera italiana. E l'emergenza Covid-19, oltre a colpire numerose attività commerciali, ha colpito anche quella dei distributori di benzina, perdite che sfiorano anche il 90%.
In questo periodo del Covid-19 crisi nera anche per i distributori di carburanti, con punte che vanno a sfiorare anche il 90% del crollo del fatturato, dichiarano i gestori. In attesa poi che il lockdown finisca, gli stessi si interrogano sul loro futuro, che non appare affatto roseo. Se non ci sarà una ripresa del turismo, per molte pompe di carburanti la situazione è davvero complicata, soprattutto per quelle dove si trovano in punti non strategici, rispetto ad altri colleghi che in qualche modo sono rimasti a galla fino ad oggi, ma che auspicano in una ripresa graduale delle attività per sperare di poter tornare a pieno regime al più presto. Il timore è che se rimarrà il divieto di spostarsi da comune a comune ci sarà poco da festeggiare. Inoltre, un altro aspetto dibattuto dai titolari dei distributori di carburanti è che anche se calerà il prezzo del petrolio, se non si riducono le accise, sarà sempre caro. Se si unisce poi la diminuzione degli incassi alle tasse da pagare, ci si rende conto che il momento è dei più difficili per la categoria e che c'è bisogno quindi che lo Stato faccia qualcosa in tal senso. E al Gran Caffè Margherita il deputato di Forza Italia Riccardo Zuccone ha presentato un piano in 10 proposte per far ripartire l'economia del territorio. Con lui anche Massimiliano Simoni, responsabile per la cultura, che lancia l'idea di un teatro sostenibile. Sentiamo Silvia Toniolo. Un piano di intervento per favorire le imprese della provincia colpite dall'emergenza. Sono 10 le idee lanciate dal deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, per far ripartire l'economia nel territorio e presentate stamattina al Gran Caffè Margherita. Zucconi, che in Versilia vive e lavora e che è da sempre legato al mondo del turismo e dell'imprenditoria, punta tutto sulla stagione turistica e sulla filiera imprenditoriale che la riguarda. Fondamentale, secondo Zucconi, far ripartire il settore della ristorazione e dei bar, che più di altri sta subendo il contraccolpo della crisi. Un settore che punta sulla convivialità che ad oggi, e chissà ancora per quanto, non è concessa. Le proposte sono 3. Quelle del raddoppio del suolo pubblico per tutti i ristoranti, pizzerie che fanno servizio, che vogliono fare il servizio al tavolo. L'altra cosa, che l'ASL si devono far carico con finanziamenti regionali precisi a fornire kit di sanificazione e kit di presidi sanitari a tutte le aziende della ristorazione. L'altra cosa che diciamo è che bisognerebbe studiare un'app, che è semplicissima però, per consentire ai nuclei familiari di poter mangiare in modo normale, diciamo così, ai tavoli dei ristoranti, visto che vivendo insieme in una casa o un nucleo familiare non c'è motivo di distanziarlo. Io volevo fare un appello a tutti i ristoratori di contattarmi in qualsiasi modo, anche via Messenger, per parlare, per confrontarci e per vedere se riusciamo a costituire in tutta la provincia di Lucca una rete di ristorazioni, di ristoratori che riescano a dare altre proposte e comunque a tenersi in contatto per essere sempre informato di tutte le questioni. C'è anche una proposta culturale ed è stata esposta da Massimiliano Simoni, responsabile nazionale del Dipartimento Eventi e Spettacolo di Fratelli d'Italia. Per la stagione estiva si parla di un festival del teatro sostenibile che metta in rete il Gran Teatro Puccini, la Versiliana e Villa Bertelli. I teatri messi insieme possono realizzare un cartellone unico, 30 spettacoli condivisi, dove chi è produttore si fa carico naturalmente dei costi. Un esempio molto semplice: oggi al Pucciniano faccio Bohème, benissimo, lo stesso spettacolo viene mandato in contemporanea e in diretta in streaming sugli altri due teatri della Versiliana e di Villa Bertelli. Là naturalmente si pagherà un biglietto super low cost, pensavo a circa 10 euro, mentre naturalmente chi vedrà lo spettacolo in live dovrà sostenere un costo diverso, però sicuramente un costo minimo rispetto ai tempi che furono. Adesso andiamo a sentire i consigli di una psicologa, soprattutto verso gli adolescenti in questo momento di chiusura delle scuole e di blocco nelle case. Non è detto che questo mondo sia più pericoloso di quello in cui vivevamo noi. Scommettiamo sul futuro, scommettiamo sulla capacità di resilienza che queste ragazze e questi ragazzi ci hanno saputo mostrare adesso. Pensiamo quali rischi sarebbero potuti essere presenti e quanto invece ci sono state manifestazioni, ad esempio, di benessere. È vero che i giovani si sono disperati, hanno pianto e si sono probabilmente rinchiusi nelle camere senza dare accesso ai genitori, ma è anche vero
che sono scesi con noi a pranzo, a cena, che abbiamo avuto dei momenti di incontro che prima non c'erano, che abbiamo saputo apprezzare questo momento di presente e perché no, interrompere le connessioni digitali proprio nel momento in cui eravamo insieme. È probabile che si siano spenti i cellulari a cena o a pranzo, cosa che prima non facevamo e adesso basta. Tutto il giorno connessi significa che ci sono anche dei momenti in cui non stare connessi. Con cosa? Con la rete, ma stare connessi con la famiglia. Riprendiamoci in mano le nostre case. Significa anche provare a esplorare gli spazi e anche la possibilità di inventare e di creare un mondo differente, un mondo possibile. Non è semplice adesso. Il presente è interminabile e incessante. Schiaccia quella che è la possibilità anche di intravedere un futuro e rimanda nostalgicamente al passato. Per i nostri ragazzi forse è differente. Diciamo che la porta e l'apertura sul domani è probabilmente più ampia e anche più attraente rispetto alla nostra. Ecco, utilizziamo questo tipo di convinzione per sostenere quello che sarà un volo forse ancora più alto. E nella fase 2 cerchiamo di star dietro ai nostri ragazzi senza farci vedere come delle ombre protettive, che in qualche modo danno loro la possibilità di sentirsi le spalle sicure nel momento in cui stanno progettando di volare da altre parti. Ricordandoci che finirà, ci si augura presto, ma che finirà, questa è una certezza. Termina qua anche la seconda parte del TG Noi, tra poco la terza parte, la rubrica degli auguri.